Ciao amici, buongiorno, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Io sono Cristina e come potete vedere oggi siamo in un setting totalmente diverso. Sono nel bagno della casa in affitto del mio ragazzo nelle Marche. Come già vi ho anticipato nel vlog precedente, sarei stata una settimanella, 10 giorni, come alla fine è successo perché ho preso i biglietti del treno per tornare la settimana prossima, quindi mi fermerò qua 10 giorni. Comunque sono venuta qua a trovare appunto il mio long distance boyfriend perché abbiamo una relazione a distanza e per approfittare di fare alcuni contenuti che devo fare per alcuni brand al mare e per semplicemente staccare la spina. Quindi il vlog di oggi sarà un po' diverso dal solito, semplicemente perché soprattutto negli ultimi tempi i miei vlog si sono concentrati sull'arredamento, il decor, la casa. Stavolta cambieremo totalmente argomento, sia perché sono in un posto totalmente diverso e non devo pensare più in questo momento alle cose da modificare in casa, alle cose da fare in casa, perché sto avendo dei problemi di salute, sto cercando di capire appunto e venire a capo del mio dolore cronico, che è una cosa con cui sto combattendo dal 2021, da quando ho un incidente che mi ha causato un sacco di problemi alla schiena e soprattutto alla cervicale. E anche se non sono stata bene, questa piccola parentesi qui nelle Marche mi ha permesso di non pensare appunto alle cose da fare, i lavori da fare, gli eventi a cui andare o le cose da fare in casa, appunto, come finire l'arredo di casa nuova. Mi ha permesso di rientrare in contatto con me stessa. Infatti mi sono un pochino spenta, tra virgolette, sui social, anche perché non sono stata assolutamente bene, anche se vi faccio vedere solo le cose belle e sono felicissima che voi su Instagram e anche qui nei commenti su YouTube mi scrivete che vedete una luce diversa nei miei occhi. A volte non me la passo bene perché questo dolore cronico che ho, questa altissima infiammazione ai nervi che ho, purtroppo mi causa di stare ore se non giorni a letto con dolori che per ora sono abbastanza, tra virgolette, inspiegabili, anche se so da dove derivano, nessuno sa perché ho questa, diciamo, particolare reattività. Non mi sento, come già vi ho detto sempre, totalmente pronta a parlarvi di tutto quello che mi è successo. Ci tengo però semplicemente a fare questa lunga, anche se doveva essere breve, introduzione per dirvi ciao e per dirvi che questo vlog sarà tutto incentrato sulla salute, le buone abitudini e il prendersi cura di sé. La prima cosa di cui voglio parlare e che devo mettere in conto e che devo imparare a coltivare tutte le sante volte, che penso sia la prima cosa che bisogna imparare in terapia o da soli a sviluppare e a coltivare appunto tutti i santi giorni, è la compassione. Lo so che è un termine strano, però se c'è una cosa che bisogna dare a se stessi quando non si sta bene o quando si ha un problema ancora irrisolto, sicuramente la compassione, cioè l'accettare, così come le persone che ci vogliono bene accettano i nostri alti e bassi, i nostri alti e bassi, perché a volte siamo. Ecco, parlando proprio di quello che ci stavamo dicendo sulla compassione, mi ha appena chiamato un amico medico e vabbè, dà sempre fastidio quando ti danno la notizia, hai fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, hai visto tutte le persone, tutti gli specialisti possibili e immaginabili, fortunatamente è tutto negativo, però i tuoi sintomi non li capisce nessuno, quindi non so che farti, non so dove mettere le mani, quindi mi sono fatta un pianterello, scusate per l'interruzione. Mi devo riprendere da questa notizia e devo, se avete un problema invisibile, o se avete appunto un problema di salute un po' strano e molti dei vostri esami sono negativi, ma i sintomi comunque si ripetono ciclicamente nella vostra vita, saprete quanto sia frustrante e prima o poi ne parleremo insieme. Comunque, compassione, appunto. Allora, adesso ha smesso di piovere, fortunatamente. Avevo iniziato a fare questo video perché in realtà dovevo filmare un altro video per un brand, dovevo filmare altre clip perché il brand mi ha chiesto un rework su Instagram e dovevo andare al mare a filmare questi contenuti perché il brand aveva richiesto appunto delle clip fuori. Il problema è che come tutta l'estate, iniziato a diluviare nel pomeriggio, come tutti i giorni di quest'estate 2024, e adesso ha fatto bel tempo, quindi mi sono messa appunto semplicemente
i pantaloncini di Gap che già vi ho mostrato, e il costumino che vi ho mostrato l'altra volta che ho comprato nuovo di Calzedonia, che mi piace tantissimo, dei semplici occhiali da sole di Jimmy Fairly, e nulla, andrò appunto con la mia basket bag di Cézanne a filmare questi contenuti. Noi ci aggiorniamo nel corso della giornata, se no ci aggiorniamo domani. Buongiorno amici, dovrei dire buon pomeriggio perché sono in realtà le 6 del pomeriggio. Ho avuto una giornata molto strana, sinceramente. Praticamente sono nello stesso identico punto di ieri, più o meno alla stessa identica ora, con lo stesso costume, però è il giorno dopo. Riprendiamo un pochino il discorso di ieri perché mi sembra di averlo interrotto bruscamente, perché appunto mentre facevo l'intro del video e vi parlavo un pochino dei miei obiettivi di quest'estate, di questo periodo, che non c'entrano niente con la casa e tutte le cose di cui parlo solitamente sui social e soprattutto qui su YouTube, ho avuto una chiamata appunto da un amico medico che purtroppo non mi ha dato buone notizie, nel senso che ovviamente mi ha dato buone notizie perché ho fatto delle analisi e mi ha detto che in realtà è tutto regolare. Ho fatto delle analisi, se non lo sapete, del sangue, degli esami del sangue per le malattie autoimmuni, perché ovviamente sto avendo dei sintomi simili a quelli che provo solitamente, ma anche leggermente diversi. Quindi ho deciso comunque, dal momento che sono passati un 6-7 mesi da quando ho fatto le ultime analisi, gli ultimi controlli, di rifarmi. Ho deciso di rifarmi appunto velocemente le analisi del sangue. Fortunatamente è uscito tutto negativo e a questo punto, come dicevo appunto, mi sembra che ho detto ieri, quello che fanno i medici quando vedono che tutti i risultati sono negativi è mettere le mani avanti. Quindi questo medico ha semplicemente detto: guarda, non ne ho la più pallida idea di quello che tu abbia, e mi ha dato una somministrazione di farmaci che, a mio parere, ho già provato, so che creano così tanti effetti indesiderati che non ho intenzione di far rientrare, tra virgolette, nella mia vita. E inoltre, come ho detto anche a lui, non sono contro i farmaci, sono assolutamente a favore di qualsiasi cosa che ci faccia stare bene e qualsiasi cosa che sia a favore del nostro percorso. Però sinceramente io sono una di quelle persone che, appunto, siccome sto prendendo tantissime medicine da quando ho avuto questo incidente, soprattutto FANS, quindi antidolorifici e antinfiammatori, pillole antinfiammatorie, ho detto: io non ce la faccio più a prendere farmaci, ho bisogno di andare alla radice di questo problema, scoprire veramente che cosa è successo e perché ho questi alti stati infiammatori, e non voglio mettere un tappo, non voglio mettere un tappo a questo problema. Non, basta, cioè, non ce la faccio più. E quello che mi è stato detto è semplicemente che in realtà io, come tutti molti medici, non sto generalizzando, però purtroppo quando vedono, sono sicura che ad alcuni di voi è successo, soprattutto se siete donne, quando vedono una donna giovane che non dovrebbe avere determinati problemi a una giovane età, che magari lavora in proprio, magari molto ambiziosa, attribuiscono tutto all'ansia, e quindi ha cominciato a farmi domande come per dire: ma sei sicura che ti trovi bene a Milano? Ma sei sicura che ti trovi bene con il tuo ragazzo? Il che apprezzo il fatto che comunque si prenda in considerazione anche il fattore mentale, perché ovviamente mente e corpo sono sempre collegate, ed è un qualcosa che soprattutto noi nella medicina occidentale tendiamo a mettere da parte, oppure tendiamo a categorizzare un problema o un sintomo che magari può derivare sia da stati mentali che da stati fisici. Quindi non tolgo assolutamente, cioè sono grata di quello che mi ha detto, però
mettere in discussione una situazione del genere semplicemente perché non si ha altro su cui parare e dare la colpa allo stress e somministrarmi degli ansiolitici, diciamo, mi dà fastidio. Quindi mi sono un pochino arrabbiata, mi sono fatta il mio pianterello, me lo sono fatto anche stamattina perché comunque i sintomi sono tornati e questa lunga, lunga spiegazione è noiosa, appunto, e noioso aggiornamento, semplicemente per dirvi che per quanto, appunto, io cerchi di essere sempre felice, per quanto cerchi sempre di dare il meglio di me, soprattutto su Instagram e su questi video, ci sono cose che molto spesso le persone che condividono pubblicamente la loro vita online non mostrano, e quindi uno può mostrare di essere la persona più felice, più sicura, più confident o anche più, diciamo, matura del mondo, che sembra avere tutte le risposte, sembra avere una vita perfetta, ma in realtà dietro le quinte c'è tanto e c'è tanto lavoro che ognuno fa e che decide, magari privatamente, che decide di non condividere online. Io, appunto, adesso mi sento un pochino più pronta a condividere consigli di salute, stile di vita su questo profilo, quindi non solo portare lo stare bene in casa, lo stare bene a livello di salute mentale, ma anche lo stare bene a livello fisico su questo canale, quindi entrare proprio nell'ambito benessere in toto, a livello di argomenti da trattare appunto su YouTube e man mano anche su Instagram, e anche per sfatare appunto questo mito di perfezionismo che molto spesso si vede sui social, perché per esempio sono stata a Parigi, avete visto quanto è stato tutto incredibile, però voi non sapete che sono dovuta partire con le punture per paura appunto che mi venisse una crisi lì mentre ero appunto in albergo e non avessi nessuno che mi potesse aiutare. Piccoli problemi di vita e di salute, non tanto piccoli perché molto spesso bloccano totalmente le mie attività quotidiane, che preferisco non condividere semplicemente perché molto spesso ognuno, soprattutto online, ha sempre da dire la sua e quindi ammetto il fatto che così come ho smesso di condividere tipo 5 anni fa i miei What I Eat in a Day per i commenti che ricevevo, allo stesso modo, diciamo, ho paura di iniziare, di ricominciare a condividere il mio stile di vita e quello che sto facendo per la mia salute. Adesso, che comunque sono molto più matura, non ho più 21 anni ma ne ho 28, per paura appunto di lasciarmi condizionare da ciò che la gente dice. Non so neanche se tutto questo discorso abbia assolutamente un senso, comunque quello che sto facendo adesso, come potete vedere, è truccarmi perché sono in costume. Voglio andare al mare perché finalmente oggi è il primo giorno che c'è una giornata decente. Se sentite tanti rumori è perché la casa in affitto dove vive il mio ragazzo è praticamente al primo piano e quindi sta in una strada abbastanza trafficata qui in città e purtroppo si sentono le macchine. Però quello che voglio fare adesso appunto è mettermi il costume, andare al mare, cercare di prendere un pochino di vitamina D che non fa mai male e appunto fare magari un pochino di journaling, leggere, cercare un pochino di regolare il mio sistema nervoso che in questi ultimi giorni è stato molto agitato a causa appunto dei problemi di salute e di tutte le medicine che sta prendendo. Probabilmente oggi andrò di nuovo a un pronto soccorso, mi farò comunque, chiamerò comunque un infermiere per farmi fare una puntura, quindi non sto benissimo. Però quello che ho cercato di fare oggi, dal momento che il mio dolore è altalenante, quindi ci sono dei momenti in cui fortunatamente sto bene, è stato fare una passeggiata. Ultimamente ho interrotto anche un pochino l'attività fisica, questi problemi che ho appunto a volte mi creano anche problemi di mobilità e quindi faccio più fatica del solito a muovere il mio corpo, però se c'è una cosa che mi aiuta sempre la maggior parte delle volte è appunto camminare. Quindi per il momento un passetto alla volta, quello che sto cercando di fare sicuramente è passare tanto tempo fuori, prendermela con comodo, quindi cambiare un pochino le mie routine e dedicarmi più a me stessa adesso che sono appunto lontano da casa, concedermi dei momenti totalmente off, concedermi dei momenti di totale pianto e totale crisi quando ne ho bisogno, perché è altrettanto importante esprimere le emozioni brutte quanto quelle belle.
e cercare di fare, nel mio caso, un'alimentazione un pochino più equilibrata e soprattutto antinfiammatoria, proprio perché l'infiammazione, nel mio caso specifico, è uno dei problemi principali. Come voi stessi potete constatare, io stessa mi trovo in difficoltà a esprimere i concetti che voglio dire, o almeno così mi sembra. Questo semplicemente perché non ho alcuna risposta. Molto spesso quello che si vede sui social è un prima e un dopo, è un come sono riuscita a raggiungere questo obiettivo, come sono arrivata da punto A a punto B, come appunto ho conquistato i miei traguardi e raggiunto i miei sogni. In questo caso io vi voglio portare direttamente in questo caos e di conseguenza le mie stesse parole, soprattutto perché si tratta di un qualcosa di così vasto, il benessere e la salute fisica, perché coinvolge il cibo, perché coinvolge l'attività fisica, coinvolge gli integratori, coinvolge il managing the stress, quindi la regolazione del sistema nervoso, coinvolge appunto la salute psicofisica, coinvolge così tanti argomenti che io stessa mi ritrovo a non sapere da dove partire e so che quando si vuole intraprendere un percorso di benessere, qualsiasi esso sia e qualsiasi sia il fine di questo percorso, si tende a essere overwhelmed, soprattutto perché adesso, soprattutto qui sui social, ognuno pensa di avere la risposta giusta, ognuno dice la sua, e dal momento che siamo tutti esseri diversi, con genetiche diverse, con bisogni diversi, con necessità diverse, con gusti diversi, ognuno trova il suo equilibrio e pensa che sia la cosa giusta per tutto il mondo. Ed ecco perché non sono a favore di diete strette, di credenze particolari in termini di stili di vita, semplicemente perché sono consapevole del fatto, e sono io stata la prova provata, che ci sono periodi di vita in cui uno è più sensibile, ci sono periodi di vita in cui uno deve essere un pochino più stretto con la propria alimentazione perché appunto è più sensibile a livello di stomaco, a livello di articolazione, a livello di infiammazione, a livello di chicchessia, di allergie, di dermatiti, e ci sono periodi in cui uno si può un pochino lasciare andare, ci sono periodi in cui uno è un pochino più stressato, in cui la vita sembra metterci tutto davanti, e ci sono periodi in cui invece ci si annoia perché sembra non succedere nulla e io prego di arrivare un giorno a quel periodo di vita in cui mi annoio perché non ce la faccio più, mi vorrei troppo annoiare, mi sembra che me ne succede una ogni 3x2. Comunque, detto questo, questo video è un po' così, un po' chiacchiericcio, semplicemente per appunto illustrarvi il mio problema e per, non lo so, sia per spronarmi a parlare di più di queste cose, perché sono una persona che ha vissuto, appunto, come vi ho già detto, tante fasi di vita e ha dovuto avere a che fare, purtroppo, per fortuna solamente per il fatto che mi ha reso una persona molto matura e appunto una persona molto compassionevole con me stessa e con gli altri, però dico purtroppo perché ho avuto a che fare con tantissimi problemi di salute in tantissimi ambiti. Le mie debolezze, tra virgolette, particolari sono lo stomaco, perché ho tante allergie alimentari e ho sofferto di un brutto malassorbimento, e la schiena, perché ho avuto due incidenti che appunto hanno creato un grande problema a livello di pacchetto muscolare e a livello di articolazioni che mi porterò dietro per sempre, che potrò solamente, diciamo, non guarire ma parare. Di conseguenza, quello che voglio dire con questo video è che mi piacerebbe portarvi con me in questa avventura oltre al tema casa, e quindi introdurre il tema della salute, oltre a quella mentale e oltre al benessere psicofisico della casa, introdurre la salute e il benessere fisico. E perché è un argomento appunto a cui io tengo particolarmente e che è parte della mia quotidianità nel bene e nel male. Nel bene perché è un qualcosa di cui sono particolarmente appassionata da tutta la vita, perché penso che il cibo sia medicina e penso che, e credo, diciamo, sia nella medicina occidentale che in quella orientale, e credo nella medicina olistica e credo anche in esercizi di mindfulness che possono veramente fare la differenza nella quotidianità e anche nell'affrontare determinati
determinate sfide, anche fisiche, che la vita ci pone. E questo è quanto. Questo video non ha assolutamente né un inizio né una fine, non ha un senso, non è un vlog, ma non è neanche un video motivazionale o un video con consigli, è semplicemente Cristina che parla con degli amici e che condivide il suo percorso, che non è perfetto, che non ha una risposta, che ha un inizio, ma ancora non ha trovato una fine, nella speranza di farci sentire un po' tutti meno soli, perché so quando si affronta un determinato problema, che sia mentale o di salute, so quanto sia isolating, so quanto ci si possa sentire isolati da tutti perché si pensa di essere l'unica persona sulla Terra che affronta quel determinato problema in quel determinato modo, però ci tengo semplicemente a dirti che non sei solo, che esprimere la tua vulnerabilità non è assolutamente una debolezza, come sto cercando di dimostrarti io con questo video, e che la cosa più importante da fare probabilmente è avere fede, avere pazienza, che è la cosa più noiosa che qualcuno mi possa dire o che io possa dire a qualcuno, ma purtroppo è così. E un'altra cosa è quella di circondarsi di persone che credono nel tuo percorso e che vogliono il bene per te stesso, indipendentemente da cosa tu voglia fare. Questo. Non ho la più pallida idea di cosa abbia fatto con questo video. Vi mando un abbraccio, spero che il prossimo vlog sia molto più chiaro, molto più sensato. Nel frattempo, questo è quanto. Un abbraccio.